Una buona serata a tutti quanti, Dio ci benedica. Anche stasera siamo qui con la pace, la gioia e la felicità di Dio. Oggi, 20 febbraio 2024, martedì. Che bello. Oggi è il giorno memorabile, cari nella grazia. Il Signore ha fatto già minimo, minimo, minimo un centinaio di miracoli oggi. Lo sento. Perché lo sento? Perché è la verità. Come se fossero già tangibili nella mia vita. Queste persone che hanno avuto questo beneficio, dato che mi sdoppio, sono ovunque e vedo alcune cose che l'uomo che non può avere queste capacità non può vedere. E questo è meraviglioso, poterci non vantare, ma sentirci sempre piccoli davanti a Dio attraverso Gesù. Questa è la cosa più bella che vi posso comunicare quest'oggi, in questa data, martedì 20 febbraio 2024. Lo dico a sé perché mi piace, sento una melodia dentro di me, di una felicità oltremodo, non so perché, non lo so perché, ma mi sento l'uomo più felice del mondo, solo pensando quello che sta facendo Dio a voi e a me. E a Dio sia la lode, la gloria in Cristo Gesù. Stasera, come vi ho detto, ce ne saranno ancora altrettanto miracoli. Se voi vi inginocchiate, ovunque siete, o con la mente o con il corpo, a vostra scelta, come preferite voi. Certamente se con il corpo Dio lo gradisce meglio. Se avete problemi, ovunque vi trovate, andate in un gabinetto. Gli dite a quelli che sono con voi, permettete che devo andare in bagno. Andate in bagno, vi chiudete la porta, vi inginocchiate e lodate Dio, dicendogli basta mio Dio, mi arrendo, mi arrendo, mi arrendo a te, Dio mio, mi arrendo a te. Perché mi arrendo a te? Perché ti amo e ti voglio amare tutti i giorni della mia vita. Questo gli dovete dire a Dio. E quando gli dite questo, tutta la vostra vita cambierà in bene e meglio. Bene, adesso vi dirò dove dobbiamo leggere, così vi preparate la Bibbia, quando finiremo di pregare l'avete pronta.
Ecco, e qui abbiamo la preghiera di stasera, Salmo 79. Prendete Salmo 79, che quando abbiamo finito la preghiera lo leggeremo. Ecco, ci sono riuscito pure. Stasera il Signore sta dando privilegio dappertutto. Perfetto, gloria a Dio, alleluia, pace sorella Barbara, Dio ti benedica, ti sto aggiungendo. Bene, adesso avete capito, Salmo 79, preparatevelo che adesso pregheremo, come vi ho detto,
mentre pregheremo, cercate di mettervi in ginocchio ovunque vi trovate. Se siete in compagnia di persone, anche che fosse vostra moglie o vostro marito o vostro padre o vostro figlio, non lo fate. Per cortesia, non fatevi prendere per stupido o per stupida, perché la gente prima deve fare carriera. Cos'è la carriera? Deve cadere malato prima per capire questo grande Dio. Quando cade malato o malata, allora cerca Dio. Questa è la prassi ufficiale. Chi cerca Dio è perché è ammalato o malata e ha bisogno. Se non fosse così, la gente non cercherebbero Dio. E ve l'ho detto chiaro, io se non ero malato non è che cercavo Dio. Ciao Luigi, ciao caro, volevo parlarti un attimo. Sì, sali. Quanti amici c'hai? Sali. Sali amore, dai l'invito. Dai l'invito che ti faccio salire. E c'hai pochi amici, Luigi. C'hai 152 follower, 162 seguiti. Magari 300, 350, sia uno che l'altro per salire. Altrimenti scrivi oppure mi aggiungi in WhatsApp. Vai nel mio sito www.gesulalucedelmondo.it e ti prendi il numero di telefono. Oppure vai in YouTube, scrivi Angelo Piccone, dove mi vede con mia moglie. Clicchi in quella foto e ti fa entrare nel profilo. Appena entri vedi il numero di telefono e anche il mio sito. Ci fai una fotografia con il tuo telefonino e ce l'hai sempre a portata di mano. Così mi aggiungi in WhatsApp e stasera oppure domani mi parli. Nel frattempo, se vuoi scrivere qui, scrivi che ti do la possibilità di esprimerti anche qui. Dio ti benedica, Luigi. Prego, non sto bene. Allora scrivi subito. Cos'hai che prego subito, Luigi? Non posso, ho pochi amici. Sì, l'ho visto. Allora ascoltami, scrivi. Cosa soffri? E io subito ti do la medicina. Dai, scrivimi, amore mio. Dimmi, cosa c'hai? Non avere vergogna di questa gente. Chi sta male non deve mai avere vergogna di nessuno. Sì, sono stato attaccato da alcuni fratelli, inspiegabilmente. Dai, vai, ti è venuto a qualche collasso? Si è fermato il cuore, hai avuto qualche problema psicologico? Dai, forza, scrivi. Già più o meno ho capito. Dai, che prima che prego, così prego pure per te. Fai presto però. Mentre cercavo di mostrare la mia solidarietà al gruppo. Sì, dai. Dai, ti hanno attaccato, dai. E tu ti sei nervosito, dai. Ti sei preso di nervosismo e ti è venuto qualcosa. Sono stato frainteso e mi hanno attaccato. Sì, dai, vai, vai, dai che ho capito. Sono rimasto malissimo. E dimmi le condizioni. Hai avuto un attacco cardiaco, hai avuto un arresto che sei caduto per terra, hai avuto dispiaceri e adesso ho una gran pena nel cuore. Questo è il problema. E allora, niente paura, dai che adesso te lo faccio passare. Sono molto triste, dai, adesso te lo faccio passare. Fai così.
per favore, mi viene da piangere. No, non devi piangere, devi sorridere adesso, dai, vai, ciao Michele, Miraglia, Dio ti benedica. Allora vai a prendere un bastone di scopa, vedi, come questo qua. Io ce ne ho tre perché era tutto sano, questo era qua e questo era sopra. L'ho tagliato a tre pezzi, uno 25, uno 40 e uno, quello che rimane, rimane. Ci mette la spugna nella punta con un po' di scotch, scotch qualunque scotch, per non grattarti la pelle e neanche il muro. Vedi, qua c'è il cuore, guarda, tu devi fare quello che ti dico io. Lo vedi? Qua c'è il cuore, eh? E ti metti contro il muro, vedi? Qua, vedi? Fai finta che questo è il muro, vedi? Ti metti qua e pressi forte nel cuore, al centro proprio del cuore. Poi fai 1, 2, 3 e 4 e distacchi il bastone e lo metti sotto. 1, 2, 3 e 4, forte però. Poi distacchi il bastone e te ne vai sul lato sinistro e fai 1, 2, 3 e 4, il bastone sempre parallelo, guarda, sempre a livello, sempre a livello qua. Poi vai 1, 2, 3 e 4, l'altro lato, poi ritorni di nuovo al centro e già il dolore è quasi finito. Devi farlo molte volte finché non c'è nessun dolore e mi scrivi. E dimmi come fai la prima volta, mi dici da 1 a 10 quando è dolore, perché c'hai delle vene tappate, dai, fallo. Quando finisci la prima volta mi devi dare la risposta quando è dolore, da 1 a 10, lo devi identificare, 10 è il massimo e 1 è 0. Nel frattempo io prego per te, mentre lo fai chiudi gli occhi e guarda questi amici che ti hanno offeso, sentimi, ascoltami, mentre fai queste cose chiudi gli occhi e pensa a quegli amici, mentre li pensi con la tua mente li prendi di dove vuoi tu, c'hai la libera scelta di prenderle. Li puoi prendere dalla natura, li puoi prendere dal braccio, li puoi prendere dai capelli, dove vuoi tu, tanto tu puoi tutto con la mente. E li fai girare così, guarda, guardami, li fai girare attorno e attorno alla tua testa, a tutti, uno dopo l'altro. Quando ti chiedono perdono, li butti ai piedi di Gesù, immagina Gesù, li butti ai piedi di Gesù e li perdoni. E sorrida, finalmente mi sono liberato da questo peso, dai, fallo! Mentre io pregherò per te e mi dai la risposta fra 10 minuti che sei guarito. Gloria a Dio, alleluia! Padre, aiuta Luigi a guarirsi da questo male che poteva venirci un attacco cardiaco. Se non è oggi, poteva essere domani. Fortunatamente che Luigi ha avuto la possibilità di chiamarmi questa sera, perché poteva venirti un attacco cardiaco, sai? Padre, nel nome santo del tuo figliolo, benedici Luigi che possa guarire in questo momento con il bastone, facendoci la pulsazione. Padre, mentre io sto pregando, Padre, sto mettendo le mani nel suo cuore, Padre. E tu, papà, metti le tue mani sopra le mie. Sì, papà, sei qui già nella live, è tutto rosso già. Grazie, papà, che tu sei in questa live già. Grazie che la tua potenza è in questa live e stai inondando Luigi con la tua potenza. Luigi, sentiti quasi guarito, Luigi!
Sentiti quasi guarito, c'è lo Spirito Santo qui nella live. Piangi e sorridi dalla gioia, fai quello che ti ho detto io, prendi tutti quegli amici che ti hanno deriso, falli girare attorno alla tua testa, quando ti chiedono perdono, li butti ai piedi di Gesù e li perdoni anche tu. Fallo, guarda lo Spirito Santo è qua dentro. Fallo che ti sta benedicendo, Luigi, dai fallo. Dio ti benedica. Gloria a Dio. Alleluia. Padre, ti ringrazio che tu sei arrivato in tempo per Luigi. Grazie, Padre Celeste, Dio d'amore, quanto sei grande, quanto sei potente, Padre. Non c'è nessuno come te, Padre. Se mi dicevano che io dovevo vivere delle vicende così belle, così pure, a vista d'occhio tu guarisci, qui in internet stai facendo delle cose meravigliose. Luigi dice: grazie caro fratello, sto già meglio. Ancora no, dai, devi sorridere. E guarda, mentre li fai girare, prendili dalla parte sotto, che così ci fai male, proprio lì dalla natura, prendili di là e li fai girare così. E loro ti dicono: ai! 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 Lasciami! No! Chiedimi scusa. Quando ti chiedono scusa, li butti ai piedi di Gesù e li perdoni. Sorride, Luigi, dai che sei quasi guarito. Scrivimi quanto è dolore adesso che sei guarito. C'hai il dolore ancora? No! La potenza di Dio è qui. Li ho perdonati, il dolore è sparito. Gloria a Dio! Scrivilo! Fai una preghiera e scrivilo. Grazie mio Dio, grazie mio Gesù che ti sei servito da fratello Angelo Picone. Scrivilo! E poi butta tutti i tuoi amici qua dentro, tutti. Invitala tutti e diglielo: Signore mi ha guarito attraverso fratello Angelo, stasera mi ha guarito in 5 secondi. 5 secondi mi ha guarito. Poteva venirti un attacco cardiaco forse stanotte. Fortunatamente che il Signore ti ha salvato. Questo è importante, dillo a tutti. Gloria a Dio, alleluia, Padre, nel nome santo del tuo figliolo iniziamo la preghiera. E la gloria è tua, Padre. Signore, come sei bello. La tua luce è meravigliosa. Meraviglioso sei, Signore. Ti ringrazio per Luigi che tu l'hai guarito. Sì, Padre, Luigi ha perdonato quella gente che l'hanno deriso e l'hanno fatto prendere una collera. E io voglio pregare per quella gente che possono convertirsi a te, Padre, che non fanno più quello che hanno fatto con Luigi. Grazie, Padre. Benedici ancora tutte le nazioni del mondo, Padre, che attraverso queste live possono essere guariti tutti. In 5 secondi hai fatto un miracolo, Padre. Grazie per il fratello Picone. Sì, così, bravo, scrivi, Signore, ti sono debitore, diglielo, devi essere debitore per il Signore, diglielo, Signore, sono debitore, dimmi cosa devo fare e io lo farò. E Lui ti parlerà, stanotte ti parlerà, se non è stanotte, domani, non ti preoccupare. Diglielo, dimmi cosa devo fare, perché da oggi in poi tu sarai servitore di Dio di nuovo. Sarai l'uomo più bravo, più migliore di tutta la terra, perché hai visto, neanche i dottori possono guarire così, in 5 secondi, una malattia del cuore.
Nessuno può guarire così, nessuno. Nessuno! Grazie Padre, grazie per Luigi e ti prego per tutti i fratelli e sorelle che stanno guardando e quelli che guarderanno da stasera in poi nel rullo 24 ore su 24. Grazie Padre per la gioia, per l'amore, per la grandezza che tu ci nutri. A presto fratello Luigi, Dio ti benedica. Quando vieni, butta tutti i tuoi amici qua dentro e parla con tutti. Testimonia, fratello Luigi, perché è importante. Quello che hai ricevuto è molto importante. Lo devono sapere tutto il mondo, lo devono sapere. E non deve avere vergogna. Diglielo a tutti, tutti. Padre, aiuta Luigi a proclamare la tua gloria meravigliosa. Non c'è Dio come te, Signore. Alleluia. Gloria a te, Signore. E Padre, vogliamo leggere il Salmo 79, Signore. Ti prego, come tu ce l'hai messo nel cuore stasera, lo vogliamo leggere, Signore, ma noi siamo vuoti dentro. Riempici, Signore, con la tua grazia. Riempici e facci forte, Signore. Sì, Signore. Mentre chiunque ha bisogno possa essere guarito da te, Signore. Chiunque questa sera potrà avere un miracolo fatto a misura. Grazie, Padre, nel nome santo del tuo figliolo, benedici ancora tutto il mondo, Signore, che questa sera ho proclamato la tua gloria, Signore, in tutto il mondo. Oggi ha iniziato l'avvento, un avvento nuovo. La gente in 5 secondi possono guarire se danno gloria a Dio. Perciò chiamatemi in qualunque momento, non aspettate la morte. Disprezzate gli altri che non vogliono che voi mi chiamate. Disprezzateli, diteglielo, va retro Satana. Io devo chiamare fratello Angelo, perché lui attraverso Dio e Gesù mi salverà. Diffidate di quella generazione che dicono no, che dai, che fai, che fai? Diteglielo, va retro Satana, via. Grazie Padre, nel nome santo del tuo figliolo Signore, e ancora gestisci da tutta la serata. Una serata di benedizione, di amore, di potenza, Signore. Grazie, Signore, ancora per la sorella Barbara che la sto invitando, Signore. Benedicela, Signore. Grazie, Padre, per la gioia. Buonasera, Barbara. Buonasera. Hai visto il miracolo di Luigi? L'hai visto? L'hai visto? L'hai visto che c'è stato un miracolo poco fa? No, no, io ho girato un telefono e non l'ho visto. Come? Poco fa eri qua dentro, sei andata via. Ah, non è vero, sì, sì. Eri qua dentro poco fa. Ma posso venire dopo, è girato. Ma io ti ho invitato e tu sei andata via. Comunque c'è stato un miracolo, Luigi. Lui c'è stato guarito e sentiva male. No, prego per loro. Gloria a Dio. E tu come ti senti, amore mio? Come ti senti? Mi sento più meglio, fratello. Gloria a Dio. Non pensare niente, va bene? Pensa a salute. No. Pensa a salute. E dimmi, Alfio, come sta Alfio? Alfio, ci pisa, mamma, ci pisa 100 kg. Allora, dici che mi chiama, così la finiamo. Tu, al momento stavo dicendo qualche parolaccia. Fratello, ma signore, ce ne scordavo. No, perché lui, non fame da? È lui che si è scordato, signore. Lui. Non, è lui che si è scordato. È lui che si è scordato. E signore,
E il Signore mi dice: chiamalo, dice il Signore. E lui non mi chiama, che devo fare? Guarda che Dio ha lasciato il libero arbitrio. Se noi non vogliamo essere guariti, se non vogliamo noi essere guariti, allora Dio. Ma io sapevo come guarisco, con l'occhio vuoi che vado a guarire. E allora, diglielo che mi chiama domani, va bene? Ok? Gloria a Dio. Ma lui mi sta sentendo oppure no? Mi sente oppure non mi sente? Sto sentendo. E fallo parlare. Ah, Alfio. Saluto la tua. Alfio. Affio! Salutalo, prego, saluto. Ma è casuale. Ciao Alfio, ma Va, dai. la vogliamo far finita con questo male, sì o no? La Ma vogliamo? mi stai prendendo chilo bene. Ma se tu domani mi chiami, io Va bene. ti faccio una bella preghiera e qualcosa migliorerà, va bene? Bene, suare. Ok, dai. Tanta la salute la vita. Eh sì, Gioia, perché più avanti vai, ciò sai pesa, perché quello è il peso del tuo peccato. C'è un peccato. Bagno, di 600 chilo. Che te dici? C'è Alfio, c'è un peccato grosso grosso dentro di te. È caduta. Bene, allora, Padre, ti prego, benedici ogni cosa, benedici ancora Alfio che domani mi chiama, così il Signore lo guarirà. Padre, guariscilo nel frattempo questa notte, che domani possa chiamarmi perfettamente bene, nel nome santo del tuo figliolo Gesù. Amen. Gloria a Dio, gloria a Gesù, alleluia. E qui. Adesso sale, Barbara, sale. Allora, Barbara, ci stavo dicendo a tuo marito, c'è un peccato grosso, grosso, ma molto grosso dentro di lui. Hai capito? Digli che c'è un peccato grosso, grosso. Se lui butta questo peccato ai piedi di Gesù, è guarito. Ma tu non è che andate a nuance, tu dici andate a testa. Ma tu te sta a dire? Così che sta lì. Allora, Guarisce, signore, ti aiuta. io ti accenno qualcosa, dai, parla con me, ti accenno qualcosa. Hai maledetto tuo papà? Io? No, lui. Ma fio, no, la sua paura va bene. Hai un Sicuro? maledetto tuo papà? Sicuro? Sicuro? No, Ci dava botte suo padre? Suo padre ci dava botte, impossibile. Lui la mi. madre ti dava che ammazzava quando era caduto. Sì, lui mi deve dire se ha maledetto suo padre. Solo questo mi deve Ah, fio, lo te non ci penso tu con il carburante. Ah? Mi tu dice no. No. Vabbè, c'è un peccato grande grande dentro di lui. A noi non ci interessa se è vero oppure no, diglielo. Se lui ha maledetto suo padre, deve chiedere perdono, se no non guarisce. E poi
si deve esaminare se ci sono altri peccati. Non c'è bisogno che ce lo dici a noi, hai capito? Perché si vergogna, hai capito? Ma tu la dici tu solo, non la dici se ce l'hai peccata. Lo spieghi! Così. Non ti pare a vedere la signora, ma non per stare il fuoco. Così, basta che dice alla persona che ha maledetto, gli dice perdonami, mi pento di averti maledetto, mi pento di aver fatto questa azione. E così lui comincia a camminare. Lui dice no, che non è vero, non è vero. Alfio, a noi non ci interessa, ti sto dicendo, se c'è qualcuno che hai fatto un male, nato testa la devi dire, chiedo perdono, non ci interessa a noi se l'hai fatto e a chi l'hai fatto, hai capito? A noi... Nato testa, a chiedere perdono, a Dio. Dite nel nome di Gesù. No, ma vi aggiungo. Ma madre e mia, lo conosco fratello. Tu una testa la dire, no? A nessuno lo deve dire, a nessuno, solo una sua testa a dire a Gesù, Signore, ho peccato, ho fatto questo. Basta. Non devi avere vergogna, Alfio. Ma fallo avvicinare, avvicina il tuo telefono vicino a lui, che parlo con lui. Quando parlo con lui. Ma che fare? Che fare? Niente a fare. Niente a fare. Quando avvicinati vicino a lui quando glielo spiego bene come deve fare. Allora, Alfio, ascoltami, Alfio. Il fratello Mario è guarito di un ictus. Sai cos'è l'ictus? Metà di corpo, dalla testa fino ai piedi, metà è guarito, aveva un peccato che non lo voleva confessare, si vergognava di sua moglie. E allora sua moglie l'ho fatto uscire dall'ospedale, ci ho detto vattene fuori sorella Paola, vattene fuori. Quando se ne andate, ci ho detto adesso che siamo io e te solo parla, e no, dice mi vergogno di te. E allora dico che facciamo? Allora chiudo la webcam e me ne vado. E il Signore mi ha fermato e mi ha detto, Angelo, digli che lo confessa a me con la sua mente. Hai capito cosa mi ha detto Dio? E ci ho detto, Mario, guarda che io me ne stavo andando, ti stavo abbandonando. E il Signore mi ha fermato e mi ha detto, digli che me lo dice a me. Allora, come ha fatto lui? Lui ha detto il suo peccato a Dio e a Gesù, ci ha detto, Signore, ho fatto questo peccato. Qualunque peccato che hai fatto, qualunque, se hai molestato qualche ragazzina, se hai, insomma, un ragazzino, oppure hai rubato o flagellato qualcuno, non ci interessa a noi, noi non lo vogliamo sapere. Tu lo devi dire, devi piangere e ti devi commuovere, gli devi dire Gesù, ho fatto questo, te lo dico così a quattro occhi, a muta a muta, ci fanno i siciliani, a muta, dai, noi non lo vogliamo sentire, fallo e vedrai che domani camminerai. Tu dillo, nata testa, nata testa, così con calma. Ma io non lo so dire, tu nata testa. Qualsiasi cosa che hai fatto, qualsiasi cosa che hai fatto, perché se tu hai fatto qualcosa, tu solo lo sai. Se tu non confessi questo peccato a Gesù, anche a muta muta, senza dire niente a nato, noi vogliamo sapere solo quando tu ti alzi da solo e cammini e diamo gloria a Dio. Gloria a Dio! Così. Tutte le pietre di Gesù, Dio. Tutto. Non c'è bisogno, come dice Cavucci, con la voce non c'è bisogno. Con il Signore parla. Parla con il Signore. Ciao Carlito, Dio ti benedica.
Buonasera Carlito, fratello Angelo, Dio ti benedica. Carlito, stasera c'è stato già un miracolo. Una persona che si chiama Luigi, non è il Luigi che era qua, un altro Luigi, è stato miracolato. Gloria a Dio, alleluia. Amen. Mentre tuo marito fa questo, io leggo la parola di Dio, va bene? Sono veramente felice per Luigi, gloria a Dio. Se vuoi salire, ti faccio salire, va bene? E allora, stiamo leggendo la parola di Dio in Salmo 79. Ma Fio, ecco tutto alle pietre di Gesù. Tutto, pensaci, ci tocca fatto, la testa, e butta tutte le pietre di Gesù. Non c'è bisogno come dice a me. Ecco, Così. lascialo tranquillo adesso, lui l'ha capito adesso, non ci dite niente più, non ci dite niente più. Se lui vuole guarire, domani stesso lui camminerà come se niente fosse. Parla solo tu, oh Signore. Io Così. non ti sento. Padre Va Santo, bene, Dio è d'amore, bene così. aiuta il Come fratello faccio? Alfio a versare tutti i tuoi cose che ha fatto contro di te e contro tuo figlio, Signore, quando ci andava male qualcosa e bestemmiava, quando sua moglie ci diceva qualcosa e la prendeva per buona, quando faceva quest'altra cosa con altre donne e maldiceva sua moglie. Signore, tutto, tutto, fai che butta tutto ai tuoi piedi. Signore, quante ce ne sono che ne ha fatte? Digli che li butta ai piedi del tuo figlio, Signore, qualsiasi cosa. E lui stasera guarirà. Grazie, Padre. Signore, e benedice questa parola, Salmo 79, dove dice come testo: desolazione di Gerusalemme e preghiera per ottenere aiuto. Questo è il titolo di questa parola stasera. Vi dichiaro che oggi abbiamo avuto moltissimi miracoli, moltissimi, no, non si possono più contare di quanti sono. Il Signore sta operando attraverso il suo figliolo Gesù e attraverso questo umile servo Angelo Picone, con una grande potenza. E qui dice dal primo versetto: O Dio, le nazioni sono entrate nella tua eredità, hanno profanato il Dimmi, Alfio, se lo stai facendo, dimmi che io sto pregando per te. Che ciò sto facendo? Sì. Bravo, Dai. padre, ti prego, mentre Alfio butta tutti questi peccati, anche quelli quando andava di notte a nell'altre donne e lasciava sua moglie. Tutto, tutto, dici che butta tutto, Signore. Signore, tutto, tutto, Signore. Tutto. Se è viziato qualcuno, si è rubato qualcosa, Signore, si è fatto qualche bestemmia. Perdonalo, Signore. Abbi pietà di lui perché non ce la fa più, la mano ci pesa 100 kg e non la può alzare, proprio non ce la fa più. È vero, non ce la può fare più alzare perché quello è il peccato che si aggrava ogni giorno di più. E il Signore lo sta mettendo a KO. Non arriviamo a questo punto.
Se sappiamo che c'è una soluzione a guarire, perché non lo fate subito? Che cos'è pesante mettersi in ginocchio e chiedere perdono? Non è pesante. Vi mettete in ginocchio e chiedete perdono e guarite. Padre, ti prego per Alfio, mentre sta dicendo i suoi peccati e li presenta a Gesù. Guariscilo, Signore, e guarisci pure me, Signore, di qualsiasi cosa che potrei avere. Grazie, Padre. Amen. Amen. Così la sorella Barbara diventa felice come guarisce suo marito. E lei, tutto il peso che c'ha è questo, che suo marito è in questa condizione. E lei si dispera. Sì, Signore.